Abbiamo parlato dell'Annunciazione, abbiamo parlato della Vergine delle Rocce, e poi abbiamo inquadrato un po' questo personaggio incredibile che è appunto Leonardo da Vinci. Definirlo artista e basta è veramente molto molto poco, perché è stato un personaggio che si è occupato veramente di tanto altro, uno scienziato, un ingegnere, un anatomista, si è occupato veramente di strategie militari e di tanto altro. Tant'è che questo ha portato ad avere molto poco tempo per quello che noi oggi stiamo studiando, cioè lui non è stato un artista, maestro di bottega, cioè non è stato un artista che ha passato tutto il suo tempo a dipingere o si è occupato di arti figurative. È un artista che è stato impegnato contemporaneamente in più mansioni e di conseguenza ha trascurato quello che lui considerava probabilmente meno interessante per la sua vita. E sicuramente la pittura rientrava tra le sue mansioni meno convincenti. Nonostante abbia lasciato delle opere sublime, queste opere purtroppo peccano un po' di conservazione, nel senso che si sono andate via via rovinandosi. Oggi vedremo delle opere che purtroppo sono veramente compromesse dallo stato di conservazione. La prima che vediamo è il ritratto di Monna Lisa, quello che viene considerato l'opera più conosciuta della storia dell'arte, cioè tutti conoscono la Gioconda e anche chi non ha mai studiato storia dell'arte sa di chi è questo dipinto e sa comunque qualche dettaglio su quest'opera. Cioè, effettivamente è un'opera che è andata ben oltre la sua fama idonea, la sua fama necessaria, cioè praticamente ha una fama oltre ogni plausibile ragione, cioè è andata anche oltre, perché poi alla fine di cosa stiamo parlando? Non è una critica, ma è semplicemente un ritratto a mezzo busto di una donna. Abbiamo molti dubbi anche su chi sia la donna rappresentata. Quelle più convincenti parlano di Lisa Gherardini, cioè una donna fiorentina di 25 anni che abitava in via Borgo Pinti a Firenze, compagna di Francesco del Giocondo. Ecco perché il nome La Gioconda, perché era la compagna di Francesco del Giocondo. Leonardo ebbe la commissione da Francesco del Giocondo per dipingere appunto il ritratto della moglie, della compagna. Ma questo dipinto non verrà mai consegnato, non verrà mai pagato e restò sempre nelle mani di Leonardo fino alla sua morte. Ecco perché oggi si trova in Francia, perché questo dipinto viaggerà sempre con Leonardo da Firenze a Milano e poi da Milano ad Amboise in Francia, alla corte di Francesco I, e poi verrà acquistato appunto dal sovrano stesso. Quindi è un'opera che è legalmente di proprietà francese. Quindi ogni tanto si sente restituiteci la Gioconda, andiamo a riprenderci la Gioconda, cioè sono una serie di banalità che non hanno senso, perché quest'opera è stata acquistata legittimamente dai francesi ed è giusto che stia nel più grande museo francese, cioè il Louvre. Bene, punto e basta, argomento chiuso. Inoltre, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una donna che comunque ha dei dettagli molto molto misteriosi. In più, Leonardo lavorò tantissimo su questo dipinto, naturalmente sempre con lunghissime pause, pennellate e poi mesi di riposo. Però effettivamente, dalla elaborazione raggi X sono stati trovati tantissimi ripensamenti. Probabilmente questa è la terza, quarta versione del dipinto originale. In più, la sua tecnica dello sfumato, della prospettiva aerea, sono molto evidenti all'interno di questo dipinto, soprattutto per quanto riguarda il volto di Lisa. Questo sorriso enigmatico e questi occhi mostrano un'atmosfera e una rappresentazione totalmente unici, nel senso che nessun dipinto effettivamente mostra i dettagli che si possiamo trovare all'interno di questo volto. Questo sguardo sembra quasi che si muova a secondo della vostra vista. Se voi vi spostate all'interno della sala della Gioconda, sembra quasi che lei vi continui a guardare, cioè il vostro sguardo si sposta con voi. Inoltre questo sorriso, sempre parlato del sorriso enigmatico di Monna Lisa, qualcuno lo considera anche come qualcosa di malinconico, nel senso che è stato dipinto in un modo, continuo di passi e pennellate legate allo sfumato, che sembra quasi che lei cambi espressione in base al vostro stato d'animo, cioè sembra quasi cambiare stato d'animo in base al vostro stato d'animo. Quindi un dipinto che esprime suggestioni diverse e atmosfere diverse. Ma quello che noi sappiamo è che è semplicemente un dipinto su una tavola. Quindi tutta questa fama, probabilmente eccessiva, per un dipinto italiano che comunque è andato forse un po' oltre, nel senso che in Italia comunque abbiamo opere meno conosciute della Gioconda che probabilmente meriterebbero una fama superiore. Ma adesso ci arriviamo.
Questo è quello che voi non vedrete mai. Cioè, la Gioconda oggi si trova davanti a una protezione impressionante, un vetro a triproiettile di diversi centimetri, in più c'è un cordone di sicurezza che ve la fa vedere veramente da lontano. In più anche le dimensioni della Gioconda non sono tantissime, molto grandi, cioè stiamo parlando di un quadretto di poco meno di 80 centimetri di altezza. Ma è ovvio che non sono le dimensioni che rendono la grandezza del dipinto. Oggi la situazione è questa, cioè il dipinto, lo stato di conservazione della Gioconda è questo. Cioè, questa è una foto stata realizzata molto da vicino. Vedete che è pieno, completamente pieno di crepe, in quanto l'opera, lo stato di conservazione non è ottimale. Quindi l'opera sta andando via via rovinandosi. Naturalmente oggi i sistemi di protezione sono altissimi e quindi probabilmente non si andrà oltre, però ci fa capire che Leonardo comunque non è stato un maestro del colore, cioè non è Pietro Perugino. In più, altre ricerche hanno portato a pensare che questa donna non sia Lisa Gherardini, ma sia addirittura il ritratto al femminile di Leonardo da Vinci. Leonardo non ha realizzato molti autoritratti, abbiamo un solo autoritratto ufficiale di Leonardo da Vinci da anziano, con una sanguigna su una carta tipo pergamena, che è uno di quelli più conosciuti, no? Avvicinando questi due dipinti, sembra effettivamente che i dettagli corrispondano. Quindi, questa potrebbe essere un'idea, naturalmente molto molto fantasiosa, perché questo dipinto effettivamente ha portato a tantissime fantasie e ricerche, a volte anche un po' esagerate. C'è chi addirittura ha trovato in questo sorriso di Monna Lisa il corpo di una donna distesa, ma anche qui bisogna lavorare con molta molta immaginazione. E poi parliamo dello sfondo. Lo sfondo naturalmente è molto toscano e c'è anche un po' di Valdarno, quindi questo dipinto comunque è giusto che sia anche un orgoglio per chi vive all'interno di questo territorio, perché è l'opera più conosciuta del pianeta, è l'opera che identifica l'arte in tutto il mondo, non solo l'arte italiana, cioè lei rappresenta l'emblema dell'arte internazionale. E fa molto piacere che dietro questa donna ci sia qualcosa comunque che è riconoscibile. Qui vediamo un ponte ad arcate. Non è un ponte romano, è un ponte medievale perché è del 1277 ed è il ponte Buriano. Ed è un ponte che voi dovreste anche conoscere perché è il ponte che collega Arezzo con Castelfibocchi. Un ponte medievale che è stato sfruttatissimo ancora oggi, collega questi due territori e che è veramente uno dei ponti più conosciuti della zona. E anche Leonardo lo conosceva nel 500. E poi da quest'altro lato c'è qualcosa che riconosciamo ancora meglio e sono le balze del Valdarno. Quindi questa zona con questo viottolo, con questa visione legata sempre alla prospettiva aerea, vedete come i colori vanno via via a sfumare e via via a perdere consistenza con il pulviscolo atmosferico, eccetera. Ma queste catene rocciose sono le catene rocciose che Leonardo aveva visto nel Valdarno. Leonardo è fiorentino e il Valdarno è vicinissimo e queste catene rocciose sono le catene rocciose di Faella, di Baggio, e quelle che voi ben conoscete. Quindi un po' di Valdarno nell'opera più conosciuta della storia dell'arte. Perché questo dipinto è diventato così famoso, così celebre? Eppure questo dipinto nell'Ottocento viveva quasi nell'anonimato, cioè nel senso era uno dei tanti dipinti di scuola italiana attaccati su una delle tante pareti del Louvre, insieme a tanti altri dipinti. Se qualcuno di voi è stato al Louvre sa che esiste la sala della scuola italiana, dei dipinti dell'arte italiana, poi ci sono i dipinti della scuola francese, eccetera. Quindi, cioè, i dipinti italiani di proprietà francese oggi sono veramente tanti. E anche la Gioconda per secoli ha avuto una fama normale, una fama come giusto che sia per un dipinto di Leonardo, non certo la fama di oggi. Qual è stato l'episodio che ha scatenato la rivoluzione della fama e della celebrità di questo dipinto? Lunedì 21 agosto 1911 è la data del furto della Gioconda, quando un italiano, chi poteva essere, cioè, cosa stiamo parlando, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda in un modo incredibile, cioè neanche Arsenio Lupin. Lui era un custode del Louvre e il lunedì, che era giorno di chiusura, lui rimase praticamente all'interno del Louvre stesso. Bastò staccare, quindi immaginate anche i sistemi di sicurezza del Louvre di allora, staccò il quadro dalla parete, lo avvolse in un panno, in un piccolo lenzuolo,
lo mise sotto il braccio ed uscì. L'opera venne nascosta all'interno della sua camera d'albergo, una camera umidissima, all'interno di una valigia, tant'è che a causa di questa umidità per diversi mesi l'opera subì anche purtroppo delle conseguenze negative, l'umidità andò a rovinare lo strato di colore, e in più questo dipinto cercò di farlo rientrare in Italia. Ora, secondo la ricostruzione, Vincenzo Perugia aveva un intento romantico, cioè quello di riportare un dipinto italiano in Italia. Però sappiamo anche che dietro questo intento romantico c'era anche una ricompensa che aveva poco di romantico. Lui chiese al direttore degli Uffizi di allora un riscatto di diversi milioni di lire. Naturalmente inviò prima una lettera cercando appunto il contatto dove scrisse, dove lui si firmò con il nome, lo pseudonimo di Monsieur Leonard V, dove V sta per Leonardo da Vinci, naturalmente, no? All'incontro, all'interno di questo hotel fiorentino, però, il direttore degli Uffizi si fece ritrovare insieme anche ai carabinieri italiani. Vincenzo Perugia verrà giustamente arrestato e dopo 2 anni, nel 1913, finalmente quindi verrà recuperata la Gioconda. Naturalmente in questi 2 anni la fama di questo dipinto scomparso fece il giro del mondo in modo molto veloce e anche il ritrovamento della Gioconda di conseguenza fu applaudito da tutto il mondo, soprattutto dalla Francia stessa che non vedeva l'ora di far rientrare naturalmente Mona Lisa al Louvre. Per qualche settimana il dipinto restò in Italia, fece una sorta di tour come una vera e propria diva internazionale. E naturalmente poi rientrerà però a Parigi, dove verrà accolta come una vera e propria star. Tant'è che a Parigi poi verrà organizzata una vera e propria sala apposita per conservare la Gioconda, che ormai ha acquistato una fama internazionale. E oggi com'è la situazione davanti alla Gioconda? È questa, se non peggiore di questa, cioè la sala della Gioconda è impenetrabile. File impressionanti, file di tantissimi ignoranti, diciamo pure, no? Cioè, mio vergognarcelo a dire che in tanti vanno al Louvre solo per vedere la Gioconda, quando il Louvre invece è uno scrigno di tesori, cioè nel Louvre c'è cioè, le nozze di Cana, la Nicchia di Samotracia, capolavori immensi della scuola francese e italiana, e invece tutti partono dritti per andare a farsi un selfie davanti alla Gioconda, cioè un sistema veramente poco poco piacevole. All'interno di questa sala, dove naturalmente per vedere la Gioconda la situazione è questa, cioè c'è un cordone di sicurezza impressionante, quindi voi la vedete molto molto da lontano, cioè questi sono i fortunati che sono in prima fila, ma qua dietro c'è veramente centinaia e centinaia di persone. Nella stessa sala però c'è anche altro, cioè nella stessa sala c'è questa, cioè questa si trova nella parete opposta. Nella parete opposta c'è Le nozze di Cana di Paolo Veronese, dipinto di dimensioni impressionanti, perché stiamo parlando di 10 metri di larghezza per quasi 7. Ora, non sono le dimensioni che fanno il dipinto, ma questo è uno dei più bei dipinti della scuola italiana. E questo è stato rubato, cioè questo è stato rubato, non la Gioconda. La Gioconda è stata acquistata. Le nozze di Cana sono state rubate, stata rubata da Napoleone durante le sue campagne militari come risarcimento di guerra. E lo sapete come è stato trasportato questo dipinto in Francia? Come si fa a trasportare un dipinto di 10 metri in Francia? È stato fatto a strisce, è stato fatto a tante striscioline, ok, tagliato e poi restaurato in Francia e poi fortunatamente in una conservazione attuale. Tra l'altro ancora oggi è in restauro, dovrebbe rientrare nel gennaio dell'anno successivo al Louvre. Però quest'opera è sensazionale, è un'opera che non si fila nessuno al Louvre perché sono tutti posti con lo sguardo dall'altra parte verso il quadretto della Gioconda e soprattutto questo ci devono restituire, questo è stato rubato, questo è il dipinto che deve rientrare in Italia, non la Gioconda è di proprietà francese. Questo è quello che si vive naturalmente davanti alle nozze di Cana, pochissimi spettatori, naturalmente io questi li amo perché loro la pensano come me, cioè, come si fa? Guarda questi, quest'altri, cioè, questi nemmeno la guardano, tiene diritti verso la Gioconda. Invece, questi stranieri, giustamente, hanno una visione sicuramente migliore. Ok, e poi la Gioconda è diventata un feticcio, cioè, è diventato un feticcio di se stessa, cioè, nel senso che ha superato praticamente il valore dell'opera d'arte. Marcel Duchamp, che è un artista dadaista, che è un argomento di quinto anno.
trasforma la Gioconda, cambia funzione, le fa i baffetti e il pizzetto e diventerà una nuova opera. Addirittura non si chiama più Gioconda o Ritratto di Monna Lisa, si chiama LHOOQ, che in francese significa lei è eccitata. E poi Salvador Dalì, che è una personalità fortissima, surrealista, un avanguardista, cosa fa? Lui pensa che il suo essere, la sua personalità è superiore a quella di Gioconda. Quindi sostituisce il suo volto a quello di Monna Lisa. Ed ecco qui Dalì con il corpo della Gioconda. E poi negli anni 60 e 900 cosa fa Andy Warhol? Trasforma ancora la Gioconda, la rende una donna dei suoi giorni, quindi con la borsetta di Chanel. E poi anche con il volto truccato con mascara e farda. Quindi, e naturalmente, questa è una serigrafia, non è un dipinto. Quindi la Gioconda diventerà un personaggio senza tempo, sconfina dal 500, arriva al 900. Ma per forza la fama della Gioconda diventerà oltre ogni limite, di conseguenza rappresenta l'arte sotto ogni suo aspetto. Questa rappresentazione di questa donna non è l'unica, cioè esiste un'altra Gioconda. The Earlier Mona Lisa, c'è cioè una Mona Lisa precedente, una Mona Lisa più giovane. Molto probabilmente Leonardo qualche anno prima aveva dipinto un'altra versione di un dipinto che non è completo, che oggi viene conosciuto come Earlier Mona Lisa. Appartiene a una collezione privata, è di proprietà di una banca svizzera. L'anno scorso è stata ospite a Firenze dal Palazzo della Regione. Ma sono andata a vedere ed è impressionante perché sembra veramente ti dà la stessa sensazione della Gioconda, sembra quasi che sia la sorella più giovane della Monna Lisa. È un dipinto su tela e non su tavola di pioppo, come invece per quanto riguarda la Gioconda del Louvre. Però sono molti punti in comune, soltanto che qui non abbiamo l'ufficialità che questo sia un dipinto di Leonardo. Questo è un dipinto attribuito a Leonardo, ma non abbiamo la certezza. Però i punti in comune sono tanti. Qui, sempre all'interno della mostra a Firenze, hanno inserito due riproduzioni della Gioconda, del Louvre e dell'Earlier Mona Lisa. Effettivamente i punti combaciano, cioè sono molti punti in comune, ma al di là di questo è palese la somiglianza, la posizione e tutto il resto, tranne lo sfondo, tra questi due personaggi. Quindi aumentano i misteri su questa donna. Leonardo lascia Firenze, si trasferisce a Milano. A Milano trova un personaggio incredibile, un personaggio che crede in lui tantissimo, è Ludovico il Moro. Ludovico il Moro lo potremmo paragonare a Federico da Montefeltro, cioè nel senso un personaggio del genere, un personaggio così forte, carismatico, un militare, un condottiero che aveva grandi ambizioni militari. E soprattutto Ludovico il Moro trova Leonardo da Vinci un personaggio che lo può aiutare a raggiungere questa ambizione, sotto ogni aspetto, dal punto di vista delle strategie militari, dal punto di vista delle invenzioni, ma anche dal punto di vista pittorico. Ludovico il Moro osato, ma aveva anche tanti amanti. E tra queste amanti c'era Cecilia Gallerani, che era la sua amante ufficiale, così ufficiale che poteva addirittura avere un ritratto ufficiale da parte di uno dei più grandi artisti e geni della storia, cioè Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci in pratica realizza un ritratto con una grande simbologia perché rappresenta questa donna, Cecilia Gallerani, con un animale, questo animale che sta accarezzando. Questo animale è un ermellino. Perché proprio ermellino? Perché Ludovico il Moro era stato così insignito di un prestigioso titolo, quello di cavaliere dell'ordine dell'Ermellino. Quindi rappresentare Cecilia con questo animale, l'Ermellino, è come se Cecilia stesse accarezzando Ludovico. In più, guardate questi due personaggi come sono molto simili, cioè l'Ermellino sembra quasi che sia la riproduzione animale di Cecilia, cioè entrambi hanno lo sguardo rivolto verso l'esterno, entrambi hanno questo volto un po' allungato, quindi sembrano quasi che siano l'uno la versione dell'altro. Però ci sono dei problemi sull'animale, cioè questo animale però non corrisponde alle fattezze reali di un ermellino, cioè sembra più un furetto che un ermellino. In effetti l'ermellino è un animale selvatico, quindi non è un animale addomesticabile, quindi Cecilia Gallerani, che ha posato per Leonardo, non poteva tenere in mano un ermellino,
ma bensì ovviamente un furetto che ha anche dimensioni molto più grandi rispetto all'ermellino, che doveva avere una dimensione intorno ai 30 centimetri. Questo dipinto è un po' inusuale per Leonardo. Noi abbiamo visto tutti i dipinti di Leonardo hanno avuto come protagonista anche il paesaggio, no? Qui non c'è paesaggio, non c'è natura, c'è un grande sfondo nero che fa risaltare soltanto la figura. Però, analizzando questo dipinto a raggi X, è stato trovato qui, in questa zona, una finestra. Quindi, in una prima stesura del dipinto, qui doveva essere collocata una finestra, che invece oggi non è presente. Ricordatevi che il dipinto oggi si trova in Polonia, si trova a Cracovia, nel castello di Wawel. Quindi questo non è un dipinto che purtroppo oggi si trova in Italia, anche se qualche anno fa è stato presente durante una mostra solo per la Dame del Ghibellino a Firenze. Altri dettagli da ricordare. Questa donna è una amante di Ludovico il Moro, cioè non è una principessa, non è una signora di corte. Quindi anche i suoi abiti e le sue decorazioni sono molto più semplici. Lei non ha nulla di sfarzoso, non ha dettagli così importanti. Dove sono le perle? Dove sono i zaffiri, gli smeraldi? Nulla, cioè lei ha soltanto una semplicissima collana, molto molto semplice, molto umile. In più ha un vestito, anche questo molto semplice, che ricorda proprio la moda del tempo. E poi la cosa più particolare, naturalmente, sono questi capelli. Allora, le donne del tempo portavano i capelli lunghi che andavano a concludersi e poi annodati sotto il collo. C'è chi oggi andrebbe ad annodarsi i capelli sotto il collo, però a quanto pare nel 500, questa tra 400 e 500, era una moda in uso. In più, i capelli erano chiusi da una retina trasparente, che è questa, con questo bordino che conclude la retina sopra, appunto, le sopracciglia, e poi tenuta rigida da una sorta di cordina chiusa dietro per tenere questa velina sulla testa. Questo concludeva il volto della donna. Un'altra cosa importante è che il Gallerani, il cognome della donna, ricorda molto il nome dell'ermellino in greco, Galè, cioè ermellino in greco diventa Galè. E Galè ricorda il cognome di Cecilia, della donna, Gallerani. Galè Gallerani. Quindi un'altra corrispondenza che fa avvicinare l'animale alla donna e la donna all'animale e l'animale a Ludovico, cioè Ermellino come Ludovico il Moro. Quindi tutta una serie di corrispondenze e di simbologie che porta a questo rapporto così molto intimo e personalizzato tra queste due, tra Cecilia Gallerani e Ludovico il Moro. Ora a vedere uno dei dipinti più incredibili della storia dell'arte italiana, che ancora oggi in effetti lascia molti dibattiti e molte analisi. Stiamo parlando dell'Ultima Cena, il Cenacolo Vinciano, che si trova nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. Quindi un'altra opera voluta da Ludovico il Moro per la sua città, per Milano. Questo doveva essere un affresco. In genere, quando si lavora su una parete, si lavora da affresco. Però per lavorare su affresco tu devi avere molta pazienza, devi avere molto tempo. E Leonardo non aveva né l'uno né l'altro. Quindi in questo caso Leonardo dipinge su una parete come se dipingesse su una tela o su una tavola. Quindi cosa fa? Applica della tempera grassa sull'intonaco, cioè quindi dipinge come se dipingesse su qualsiasi altro supporto. Purtroppo oggi le condizioni sono andate via via rovinandosi, ma già dopo qualche mese il dipinto stava perdendo consistenza. Effettivamente questo è stato un vero e proprio disastro pittorico da parte della tecnica, ma da parte del risultato è una vera e propria rivoluzione pittorica, perché Leonardo inserisce all'interno di questo tema tutta una serie di novità che poi faranno scuola. Cosa cambia in questo cenacolo? Innanzitutto cambia la disposizione dei personaggi. Il primo è Giuda. Giuda, che è questo qui, in questo gruppo da tre, in genere veniva posto di spalle perché è il traditore Giuda, quindi non poteva essere presente nella mensa degli apostoli, quindi viene considerato di spalle. Invece, cosa fa Leonardo? Inserisce quattro gruppi da tre, 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 sei per ogni lato su questa tavola e tutti i personaggi sono disposti in modo equilibrato. In più pone tutta l'attenzione su Cristo. Guardate queste fughe della stanza, puntano tutte su Cristo.
in modo che l'attenzione sia posta nel momento in cui Cristo si rivolge agli apostoli. Siamo nel giovedì santo, siamo nel momento dell'ultima cena, Cristo si rivolge agli apostoli e dice: domani uno di voi mi tradirà. Naturalmente questa notizia, questo evento, fa caos. Tutti si stanno chiedendo cosa sta succedendo, chi è stato il traditore, chi ha potuto mai tradire il Salvatore, chi ha potuto mai tradire Cristo. Ognuno si interroga. L'unico un po' taciturno, l'unico che non gesticola è Giuda, e lui lo sa chi è stato a tradire Cristo, è stato proprio lui per i suoi 30 denari. Guardate questa scena, questo gesticolare, queste mani che si muovono, no? Questa è proprio comunicazione non verbale. Cioè, lui doveva in qualche modo dimostrare che questi personaggi stessero parlando tra di loro, ma non poteva certo inserire dei fumetti, sarebbe stato ridicolo. Quindi crea qualcosa di molto italiano. In tanti hanno considerato questo dipinto molto italiano, e solo un italiano poteva rappresentare questa scena in questo modo. Cioè, noi italiani siamo conosciuti nel mondo perché parliamo con le mani, perché non riusciamo a esprimere un concetto se non gesticoliamo. E anche questo dipinto lo rappresenta perfettamente, cioè non è una moda dei nostri giorni quello di gesticolare. Cioè, guardate questi personaggi come comunicano con le mani. Poi vedremo questo gruppo qui di tre, dove c'è Pietro con questa mano e tutto il resto. Effettivamente c'è una comunicazione non verbale molto forte. Qual è l'altra rivoluzione di Leonardo? Che Leonardo toglie innanzitutto giù dall'altro lato del tavolo, ma toglie anche tutte le aureole, cioè questi personaggi sono tutti senza aureole. Di solito noi siamo abituati a vedere comunque gli apostoli contornati da questa aureola che li rappresenta rispetto agli altri uomini. Invece Leonardo li considera uomini e basta. Guardate questo dipinto. Questo dipinto purtroppo ormai è soltanto un'ombra di se stesso. Per quale motivo? Innanzitutto la tecnica, non è un affresco, ma è una tempera grassa su intonaco. In più dall'altro lato della parete ci sono le cucine, perché questo è un refettorio, è una mensa. Qui mangiavano i frati, quindi in un luogo dove si mangia è stato rappresentato l'ultima cena. Perfetto. Il problema è stato che là dietro, oltre a quella parete, ci sono le cucine, quindi un'umidità e un calore fortissimo che ha portato via via a far sgretolare il dipinto stesso. Ma questo dipinto nella storia ha subito altre tragedie. La prima tragedia è quella che vedete qui, cioè qua c'è una porta. Qualcuno si è inventato una porta che ha sventrato uno dei più grandi capolavori della storia, creando appunto un'apertura tra queste due stanze. In pratica, i frati, per portare le vivande, le pietanze all'interno del refettorio, dovevano uscire fuori dalla cucina, fare il giro del refettorio e poi entrare. E soprattutto d'inverno le pietanze giungevano fredde ai frati. Quindi qualche genio ha pensato di creare un'apertura all'interno della parete per creare un accesso diretto tra il refettorio e la cucina. E qui infatti abbiamo Papa Francesco che guarda, appunto, assiste a questa scena, vedendo sia il dipinto meraviglioso, ma anche poi questa apertura. Ma poi io mi rendo conto che Papa Francesco non è un giocatore di basket, non è alto 2,10 m, ma era necessario creare una porta così grande? Cioè, ma quant'è alta sta porta? Cioè, ma qui ci passa un tir a rimorchio. Non potevano creare un'apertura un pochino più piccina, una cosa? No, hanno creato praticamente un portone, tipo Reggia di Caserta, hanno sfondato questo dipinto e hanno profanato uno dei più grandi capolavori della storia. Ma non è finita qui. Perché c'è stata anche, in Italia abbiamo avuto due guerre importantissime, soprattutto la seconda è stata veramente un disastro. Milano è stata una delle città più colpite dai bombardamenti, e tra l'altro il refettorio di Santa Maria delle Grazie è stato abbattuto durante la seconda guerra mondiale. Ma fortunatamente, sembra quasi un segnale divino, la parete che conservava e che conserva ancora oggi il capolavoro di Leonardo è rimasta in piedi. Naturalmente durante il bombardamento si è cercato di preservare e di conservare il più possibile questa parete, mettendo dei sacchi e delle strutture per riparare appunto questo capolavoro. Però purtroppo i danni ci sono stati e
Nel Novecento c'è stato un restauro importantissimo che ha cercato di recuperare il possibile, però purtroppo il dipinto è in cattive condizioni di conservazione. E poi qualcosa di moderno. Dan Brown realizza uno dei colossali per quanto riguarda i romanzi, tra quelli più conosciuti, che è appunto il Codice da Vinci, che si occupa molto di questo dipinto dell'Ultima Cena. Secondo la ricostruzione di Dan Brown, questi tre personaggi non sono Giuda, Pietro e Giovanni, ma sono Giuda, Pietro e la Maddalena. Dove Pietro con questa mano punta il collo della Maddalena e con l'altra mano tiene in mano un coltello, quasi a voler sfidare e a uccidere la Maddalena, perché la Maddalena veniva considerata quindi l'amante di Cristo, personaggio scomodo e di conseguenza doveva essere eliminata. Naturalmente questa è una ricostruzione. È un romanzo, è una fantasia di un americano che ci ha fatto sicuramente un sacco di soldi, ma la tradizione cristiana ci racconta altro. Questo personaggio dai tratti un po' femminili, è vero, ma noi l'abbiamo studiata questa cosa, abbiamo visto che per esempio Masaccio quando realizza il suo San Giovanni lo realizza comunque sempre un po' femminile, perché lui è l'apostolo vergine, l'apostolo più giovane, quindi ha questi tratti delicati, ma non è la Maddalena, è Giovanni. In più questo coltello ha un'altra funzione, è quello che poi taglierà l'orecchio a Malco il giorno dopo, all'Orto degli Ulivi, durante la cattura di Cristo. E lo ricorda molto bene il dipinto di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Quindi tutto torna e questa mano è rivolta verso Cristo, sembra quasi a placare il suo massaggio, sembra quasi a cercare spiegazione. Quindi non c'è nulla che possa portare a un omicidio e all'uccisione della Maddalena. È una ricostruzione molta fantasiosa, che ha fatto sicuramente accrescere la fama di questo dipinto, ha puntato nuovamente il dibattito su questo dipinto, ma sicuramente ha migliorato il conto in banca di Dan Brown. Sicuramente. Ora, chiudiamo con l'ultimo dipinto. Noi abbiamo parlato di un artista molto valido, ma anche molto misterioso. Gli viene incaricato a Firenze, intorno ai primi anni del Cinquecento, intorno al 1503, di dipingere insieme a un altro mostro sacro fiorentino due pareti del Salone dei Cinquecento a Firenze. Ora, il Salone dei Cinquecento a Firenze è questo. È uno dei saloni più belli del mondo. Nel Cinquecento sicuramente era la sala più grande mai costruita per quanto riguarda l'amministrazione di una città. Qui risiedevano i 500 priori della città che ricevevano appunto le leggi e il destino della città stessa. Quindi viene deciso che i più grandi artisti del momento, Leonardo e Michelangelo, si dovevano occupare di affrescare le due pareti laterali. Leonardo si doveva occupare di questa parete, realizzando la battaglia di Anghiari, cioè una grande vittoria militare dei fiorentini contro i milanesi. Invece, nell'altra parete, qui, Michelangelo doveva realizzare la battaglia di Cascine, grande vittoria dei fiorentini contro i senesi. Quindi siamo all'interno di una sala fiorentina, una sala di governo fiorentina, è normale che si celebri la grande vittoria fiorentina contro altre truppe italiane. Quello che sappiamo è che né Leonardo e né Michelangelo riusciranno mai a completare questo lavoro, per un motivo o per un altro. Michelangelo realizzerà soltanto i cartoni della battaglia di Cascina, ma non metterà mai piede all'interno del salone, perché verrà chiamato a Roma. Questo lavoro per Michelangelo non avrà mai nessun tipo di esito. Leonardo da Vinci invece sì, lui inizierà a lavorare all'interno del Salone dei 500 e quello che sappiamo è che lui aveva realizzato questo, cioè questa non è un'opera di Leonardo, questa è una copia di Paul Rubens, un artista fiammingo che aveva assistito al lavoro di Leonardo, aveva visto quello che stava succedendo all'interno del Salone del Cinquecento e aveva fatto questo bozzetto che oggi è famosissimo, molto molto conosciuto. Ancora oggi se voi andate ad Anghiari, questa cittadina un po' vicino Arezzo, vedete che alla porta della città, all'ingresso della città, c'è naturalmente l'emblema col simbolo di questa battaglia, con questo schizzo e poi sotto c'è scritto Anghiari, città della battaglia, cioè la battaglia di Anghiari. Questo scontro così furioso tra questi cavalli e questi personaggi era stato abbozzato da Leonardo, ma anche qui è insicuro per quanto riguarda il colore, nel senso che realizza
lavora con la stessa tecnica, probabilmente simile all'ultima cena, lavorando anche con l'uovo, cioè aggiunge tempera e uovo. Questa tecnica sperimentale però aveva bisogno di grandi fonti di calore e di conseguenza, non riuscendo ad asciugare, perde velocemente consistenza e il dipinto si rovina. Non vuole essere legato dalla frettolosa tecnica dell'affresco ed esperimenta una sua nuova tecnica. Date altre fascine, ci vuole di molto calore. Dipingere ad olio e subito asciugare con un calore violento. Questa prova è importante. Da essa dipende se egli adotterà o no la nuova tecnica per tutto l'affresco. Dipingeva in quegli anni un ritratto che portava con sé ovunque, a cui ogni tanto poneva mano, rifinendolo con infinita pazienza. Di là, ho detto. Alza, alza! E tu là sopra, controlla la carrucola. Lassù, è attaccato bene? Mi sembra di sì, maestro. Alza, alza, alzate. Facciamo la prova dell'argano. L'argano l'ha tirato su adagio. Ehi, lassù! Adagio. Gesù, ragione. Se usano per far assimilare il colore, solamente il colore piano. Riesce a passare sul resistenza. Attenzione, il fuoco deve essere ben accorto alla parete. Voi aggiungete legna. Sì, su, 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 per il fuoco andrei a toccare. E ci siete riuscito, maestro! Ci siete riuscito! Ma da quella parte, dove non c'è la fiamma? Non c'è fiamma lì, non c'è riva! Oh, madonna! Più fuoco! Altro fuoco! Ho detto più fuoco! Abbasso! Abbasso il vetro! Abbassate! Abbasso che aggiungiamo legna! Altra legna! Altra legna! Altre fascine! Mettete altre fascine! Il fuoco da prendere tutta la parete! Sare che passo la dalla sola! Vai là in alto! E altri fuochi, presto! Più fuoco! Più fuoco! I fotoni, i vari fotoni, spiegatemi! È lassù che non arriva il calore! Ancora fuoco! Andiamo fuoco! Silenzio! Passate in piedi! Quindi quello che sappiamo è che Leonardo ha lavorato, ma il dipinto non è stato completato e quindi è andato via via rovinandosi. Quello che sappiamo però è che 50 anni dopo Giorgio Vasari, architetto di fiducia dei Medici, ritornò al Palazzo Vecchio per modificare l'aspetto di questo salone. Lo innalzò di diversi metri, soprattutto decorò entrambe le pareti con nuove battaglie e quindi andò a coprire anche la parete dove sappiamo che ha lavorato Leonardo da Vinci. Quello che sappiamo è che la zona dove probabilmente si trova ancora oggi il dipinto di Leonardo da Vinci è posta dietro questo dipinto.
la battaglia di Scannagallo. Quello che sappiamo anche è che nel 2012 ci sono state delle ricerche sostanziose su questo dipinto, perché infatti comunque si è posto il problema se là dietro c'è ancora il dipinto di Leonardo da Vinci. Un italiano, uno scienziato italiano, un certo Saracini, insieme a un'equipe americana della National Geographic, hanno fatto lavori con degli strumenti di una tecnologia modernissima e hanno scoperto che solo dietro la battaglia di Scannagallo, quindi nella zona dove ha lavorato Leonardo, c'è uno spazio, c'è un intercapedine. Quindi là dietro ci deve essere qualcosa e questa intercapedine non si trova negli altri dipinti. Cioè gli altri dipinti sono totalmente sigillati, affrescati proprio sulla parete, quindi colore su parete, invece qui il dipinto si stacca di pochi centimetri, lasciando della luce, uno spazio, del respiro. Sembra quasi che il Vasari, grande estimatore di Leonardo, abbia voluto lasciare lo spazio del respiro al dipinto di Leonardo. In più, sono andati dentro, hanno scavato un po' di intonaco e hanno recuperato del colore. Recuperando il colore si è scoperto che là dietro ci sono dei pigmenti di colori del 500, quindi tutto lascia presupporre che ci sia qualcos'altro là dietro. Inoltre, in questa bandierina, che dopo la vedremo meglio, c'è uno stendardo qui dove c'è una scritta cerca, trova, cioè Vasari ha lasciato un messaggio su quella bandiera, cerca, trova. Cosa c'entra questa scritta su uno stendardo durante una battaglia? Sembra quasi che Vasari abbia voluto lasciare un messaggio ai posteri. Cerca, forse dietro, che ci sia qualcosa di più importante. Ma non lo sappiamo, non abbiamo la certezza. Ora vi faccio vedere le ricerche della National Geographic. Decisive military victory. Italian master Leonardo da Vinci brought the historic Battle of Anghiari to life in what some scholars believe is one of the most important paintings of the Renaissance. For decades, the massive mural adorned a wall in Florence's Palazzo Vecchio. Suggestions of its grandeur remain in copies by later masters and sketches by Leonardo himself. But the original has disappeared, lost, hidden, or perhaps even destroyed. Now, National Geographic fellow Maurizio Saracini and a team of high-tech sleuths are using 21st century tools to solve this 16th century mystery. Saracini believes that the masterpiece has been hiding in plain sight for centuries, concealed behind another mural in the Palazzo Vecchio's Hall of the 500. I did not find anything, not a clue, that would indicate that the Battle of Anghiari is not there. I really think it's there. The wall is now the site of a fresco painted by another Renaissance master, Giorgio Vasari. Vasari remodeled the ornate chamber some 50 years after Leonardo created his masterpiece. Saracini thinks that Vasari built a fake wall just centimeters in front of Leonardo's mural in an effort to preserve it. And we did find that there gap. How come you will find just a tinier gap behind the wall set up by Vasari? Only in that area, but nowhere else. A trail of tantalizing clues supports Saracini's theory, including a cryptic message left by Vasari himself. On a small green flag at the top of the fresco, the artist painted the words Cerca Trova. He who seeks finds. Why would you write something like that? All the way up there, nobody can see it. I really think it was a message. But is the painting there? A growing number of people want to know, including art historians, the city of Florence, and art lovers around the world. To settle it once and for all, Saracini and his team are applying cutting-edge technology in radical new ways. From high-frequency radar scanners to spectral analysis and 3D laser modeling, they've meticulously examined every centimeter of the room.
They are attempting to peer through the wall and into the past to see if the painting is really there. If it is, it will finally resolve one of the greatest mysteries the art world has ever known. In a marriage of art and science, worthy of Leonardo himself. Io questo video lo adoro. Leonardo da Vinci negli ultimi anni è ritornato molto, molto attuale. Noi non abbiamo mai parlato di soldi legato all'arte, perché comunque tutto il patrimonio artistico del passato, 400, 500, ciò che appartiene al Rinascimento, appartiene all'umanità, non appartiene a collezioni private. Quindi in genere appartiene ai grandi musei, e basta pagare un biglietto per essere comunque, per aprendere visione. Però nel 2017 c'è stato un avvenimento che ha sconvolto un po' tutto quello che ho detto finora. È stato attribuito un dipinto a Leonardo da Vinci, il Salvator Mundi, l'ultima opera che ancora noi non si conosceva di Leonardo da Vinci. Su questo dipinto c'erano molti dubbi, ancora oggi ci sono molti dubbi e molti misteri. Ma nel 2017 questo dipinto verrà attribuito a Leonardo da Vinci. E il suo proprietario precedente, che era un russo, che tra l'altro è il proprietario del Monaco Calcio, quindi sto parlando di una personalità molto ricca, decise di liberarsi di questo dipinto, anche perché ormai aveva acquistato un valore enorme, tant'è che verrà venduto da Christie's a New York in pochi minuti e verrà abbattuto a 450 milioni di dollari. Ed oggi questo è il dipinto più caro mai venduto nella storia, cioè a questo primato. Però non sappiamo se è di Leonardo. Cioè sappiamo che c'è una mano di Leonardo, è stata riconosciuta la mano di Leonardo, ma molto probabilmente appartiene alla scuola, quindi ai suoi allievi. Cosa è successo dopo la vendita, soprattutto quest'estate? Si è parlato di cambiamenti di idea, ci sono diverse commissioni che invece ritengono che questo dipinto non è neanche della mano di Leonardo, soltanto di qualche allievo. Quindi, di conseguenza, oggi questo dipinto ha ricevuto una svalutazione impressionante. Varrà sì e no un terzo di quanto è stato pagato. In più si è perso ogni traccia. Doveva partecipare a una mostra qualche mese fa in Europa, però questo dipinto non è mai giunto, quindi non si sa che fine ha fatto. Sappiamo che è stato acquistato da un principe del Qatar, si troverà probabilmente in qualche bunker, ma quello che dispiace è che oggi questo dipinto è stato pagato una cifra immensa, non sappiamo, non abbiamo certezza se si tratta di un dipinto di Leonardo e soprattutto oggi è stato svalutato in un modo impressionante. Leonardo muore in Francia, muore alla corte di Francesco I, nel castello della Loira a Amboise, e ancora oggi il suo corpo si trova naturalmente in questa splendida cappella, morirà con tanti onori. Si dice che Francesco I, appena sentirà la notizia della morte di Leonardo, si perderà in un lungo pianto, perché comunque i due erano molto affezionati, si volevano bene, avevano un rapporto che andava oltre quello professionale. La tomba è questa e si trova in Francia.